discorso è questo, che niente può distruggere la fiducia che ho in me stesso. Niente può nemmeno arrivare a scalfire la fiducia che ho in me stesso. Ho lavorato una vita sul ring, soprattutto poi in allenamenti in palestra e poi sui social network. Ora non anche per la presunta vendetta di quello che manda avanti i cinque amici, perché una persona quando si allontana e poi io chiedo, ma avete visto il mio telefono? E iniziano all'interno del bar Girasole, si chiamava bar Girasole, adesso si chiama bar orientale, a Sesto San Giovanni in Viale Marelli, ci sono le telecamere a circuito chiuso e loro hanno brandito delle sedie, hanno brandito delle sedie e hanno iniziato a buttarsi addosso, erano tre, più c'erano questo Andrea, io so che si chiama, che con la cosa un po' a come si dice, come una cresta che può avvolgersi con una coda, su una coda ad una coda, che mi hanno detto che lui fosse un ex combattente, ecco, che combattesse, tra l'altro un promoter da cui io sono stato, e che assolutamente non ammette che si faccia questa merda per strada, io lo faccio solo per difendermi, infatti mi sono solo protetto, ma il discorso è questo, non mi hanno fatto in cinque, brandendo le sedie e poi anche fuori cercando di brandire delle cose, ad attaccarmi in cinque e in più con le cose in mano, sono dei vigliacchi e basta e non mi hanno fatto niente. Niente, assolutamente. Fate in faccia qualcosa. C'è un segnino qua, 5 persone. Ok. Nient'altro. Questo segnino qua sul ginocchio. Il discorso è. Non mi avete fatto un cazzo, siete solo dei vigliacchi, figli di puttana. Invidiosi, frustrati di merda. Questo è una cosa che solamente che va a rafforzare la fiducia che io ho in me stesso, perché sono le prove, quelle che ti mettono alla prova. Per l'altro sarebbe un dramma picchiato da cinque persone, ma non è un dramma, è una prova che si supera. Per questo segnino qua, cinque persone, io ho 50 anni. Io ne esco vincitore, loro ne escono da vigliacchi, figli di puttana, frustrati, falliti. E verranno denunciati anche perché questo Andrea lo posso identificare. Anche perché dopo vigliacchi cosa hanno fatto? Hanno preso la macchina e sono scappati. E tu stai guardando la targa. Sono delle merde. Uomini che non valgono un cazzo di niente. Merde, falliti, invidiosi.